Benvenuto in un nuovo episodio di EMT Tecnopillole. Io sono Andrea, tecnico di EMT Distribuzione, e oggi andiamo a vedere come salvare una funzione sulla ricevente AUXBD tramite il telecomando ON3BD. Per prima cosa dobbiamo scegliere la funzione che vogliamo andare a salvare e premere un numero di volte il tasto sulla AUXBD corrispondente alla funzione abbinata. Quindi, ad esempio, se vogliamo salvare il primo tasto come passo passo, andremo a premere una volta e vediamo che il lampeggio sarà singolo una volta al secondo. Fatto questo, premiamo una volta il tasto dell'ON3BD e il LED verde di conferma e i tre lampeggi lenti sulla ricevente ci dicono che abbiamo fatto la procedura in modo corretto. Infatti, premendo il tasto, possiamo vedere che il motore lavora in passo passo, una pressione per apre, una per chiude e una per lo stop. Per passare la codifica da bidirezionale a monodirezionale, dobbiamo premere tre volte il tasto I e tenere premuto il tasto che vogliamo andare a cambiare, fino all'accensione del LED rosso. Adesso questo tasto è in codifica monodirezionale. Per salvarlo sulla ricevente con un'altra funzione, ad esempio la funzione apre, andiamo a premere il numero di volte corrispondente alla funzione apre il tasto della ricevente, quindi 3. Vediamo che fa 3 lampeggi consecutivi. E in questo caso, essendo monodirezionale, teniamo premuto fino ai 3 lampeggi lenti sulla ricevente. Ora possiamo vedere che premendo questo tasto il motore riceverà solo il comando di apre e quindi non si fermerà e non invertirà la manovra. Per andare a cambiare il comando della funzione apre che abbiamo appena salvato, tramite OVU andiamo in funzioni centrale, parametri avanzati, configurazione comandi, scegliamo il comando apre e andiamo a impostarlo come vogliamo dalla lista di questi comandi. Se ad esempio vogliamo impostarlo che lavori a uomo presente, selezioniamo apre uomo presente e il telecomando in questo caso farà partire l'automazione solo finché viene tenuto premuto il tasto. Andiamo a vedere ora come resettare telecomando ricevente. Partiamo dal telecomando, bisogna estrarre la batteria e reinserirla tenendo premuto il tasto 1. Dopo la serie di lampeggi, quando diventa fisso, andiamo a mollare e ripremere. Questa serie di lampeggi rossi ci dà conferma che il telecomando è resettato. Sulla ricevente andiamo a tenere premuto il tasto. Aspettiamo la prima accensione del LED e il suo spegnimento e andiamo a contare i lampeggi del LED. 1, 2, 3, 4. Al quinto rilasciamo per cancellare completamente la memoria della ricevente. Se il video ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like e iscriverti al canale. Se sei un installatore o un operatore di settore, trovi in descrizione tutte le info. Ciao!